Ben ritrovate, gentili telespettatrici e telespettatori, benvenuti al nostro magazine. Oggi, 25 aprile, è festa della Liberazione, ma anche un'occasione per una gita fuori porta. Allora vi invitiamo a visitare uno dei tanti villaggi, tra virgolette, fantasma della Sardegna, luoghi che a prima vista potrebbero sembrare abbandonati, ma che in realtà hanno ancora tanto da raccontare. In questo caso il racconto della loro storia è affidato ad un'associazione, Villaggio Norman di Gonnesa. Vediamolo insieme. Non chiamateli villaggi fantasma, perché se è vero che l'atmosfera può apparire decadente e rarefatta, l'ombra del tempo non riesce però a nascondere l'anima dei luoghi che sussulta e palpita per riaffacciarsi alla vita. Guai dunque a confinarli nell'oblio, a relegarli ad un'immagine sbiadita, a bandirli dalla memoria individuale e collettiva. Anche in Sardegna non sono pochi i villaggi che sembrerebbero vivere di sola testimonianza e che invece faticano a contenere un'energia dotata di leggi proprie, portatori di un ricordo non più solo ricostruito ma reale, bisognoso di tramandare valori e norme etiche, bramoso di far parte della storia, di quell'epopea mineraria in particolare che le ha originati come comunità. Il villaggio Norman a Gonnese è uno di questi, è una sfida contro il silenzio, un esempio di cittadinanza attiva. Da qui la nascita di un gruppo formato da abitanti resilienti che, quasi come fossero dei veri e propri custodi del futuro, cercano di valorizzare il borgo, un laboratorio sociale per dimostrare dal basso che è possibile salvare i piccoli villaggi minerari dall'abbandono. L'associazione Villaggio Norman si occupa di valorizzare il patrimonio materiale e immateriale dei villaggi ex minerari. Villaggi che hanno rappresentato una parte importante della storia della Sardegna e dell'Igrezia in particolare. E noi crediamo che questo patrimonio debba essere valorizzato per ciò che rappresenta sia dal punto di vista storico che dal punto di vista architettonico e ambientale. Un progetto che nasce su proposta dell'associazione Villaggio Norman, sposato dai comuni di Gonnese e Iglesias, per realizzare una rete escursionistica tra mare e miniere di circa 33 km e che può contare anche sull'apprezzamento di Forestas e Club Alpino Italiano. Sentieri che sembrano capaci e si propongono di collegare in maniera organica e filologica i villaggi minerari storici di Iglesias, Monteponi, Montegrugiau, Bindua, San Giovanni e Sedas Modizis con quelli di Norman e Monte Onnigeddu. Sentieri che raggiungono il mare sia con lo sguardo, spaziando da Portopaglia a Fontanarmana e Portoferro, sia ampliando gli orizzonti in direzione nebida. E in questo momento ci stiamo occupando di un progetto per la valorizzazione a tutto campo di questi luoghi. Il progetto che abbiamo in corso in questo momento è in collaborazione con la Fondazione di Sardegna, il Comune di Gonnesa, il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, l'Università di Cagliari, la Soprintendenza e il Collegio Interprovinciale degli Agrotecnici di Oristano, Cagliari e Sud Sardegna. L'obiettivo del progetto è quello di mettere in rete tutto ciò che è collegato ai villaggi e fare in modo che possa essere salvaguardato e riutilizzato. Storia, tradizione, cultura che si declina nel turismo, in particolare quello esperienziale, quello lento e disteso, disteso proprio come Tiesi, vediamo. Ci sono storie che ci riguardano, guardano la nostra storia, appunto, la tradizione, la cultura che si declina nel turismo. A volte è naturale, a volte è laico, altre religioso. E allora cominciamo da un aggettivo e dal suo significato, disteso in lingua sarda. Tiesu, per tutti, Tiesi. Disteso perché il paese è 40 km da Sassari, creato e fondato, ma non ci sono documenti ufficiali, da ebrei deportati e romani, si estende, meglio, si adagia, su una pianura alle pendici dell'altopiano sul Montijo. 3.000 anime, o poco più, o poco meno, che nel corso degli anni ha subito tante metamorfosi. L'industria casearia la fa da padrone, come del resto la produzione di formaggio. Formaggio e cucina che fa impazzire i turisti che ci capitano. Da sas empanadas, timballi ripieni di carne di maiale aromatizzata, a sughisado, agnello cotto nel sugo di pomodoro, arrivato anche in TV nei migliori format di cucina. E ancora, suzuku, fregola di grano duro cucinata nel brodo. Dal cibo all'architettura, il cammino è breve. Due aree perimetrate dalla chiesa di Sant'Antonio e la parrocchia
Monumentale di Santa Vittoria, 1400 e 1590 le date di riferimento. Impianto gotico aragonese, decorazioni interne, portale rinascimentale, e proprio le chiese diventano l'incipit del paese, costruito appunto attorno a San Sebastiano, San Giovanni, immersa nella vallata Badde Serena. Per arrivarci i turisti fedeli lo sanno bene, c'è solo una scala di pietra. C'è poi il santuario della Madonna di Seunis, un po' fuori dal paese, costruita nel 700, poi rimaneggiata su uno spuntore roccioso che fa buona guardia alla valle del Rio Molino. Meta del turismo religioso mariano. A inizio settembre si rinnova la festa più sentita con una processione accompagnata da gruppi folk e cavalieri del Melogu. A fine giugno invece c'è il rito festa di Santo Giovanni, capitolo centro di Tiesi, da torre prigione funzionale alla difesa degli aragonesi, poi trasformata in luogo di detenzione in età sabauda. E il murale, l'anno dell'assalto sui motti angioniniani del 1800 del pittore di origine tiesina Aligi Sassu. In macchina o a piedi, solo 10 km per i camminatori, c'è la necropoli di Mandrantine. Quattro domus de janas ricavati in un costone trachitico. Spicca la tomba detta dipinta per i raffinati e variopinti affreschi all'interno, e una delle eredità più sorprendenti del neolitico sardo. Ancora fuori si nota il proto nuraghe fronte Mola, è uno dei circa 350 del Melogu, luogo che affascina per l'identità e la natura. Natura e grotte, come quella di Monte Maggiore, straordinaria, ma c'è una raccomandazione da fare. Ospita una colonia di 300 pipistrelli. Insomma, quel disteso riferito a Tiesi rimane l'aggettivo più azzeccato. Adesso da Tiesi a Quartuccio torniamo appunto nel Campidano di Cagliari per deliziare il gusto, insomma il palato e anche la vista, volendo, con i dolci in croce, un pat prodotto agroalimentare della tradizione. Vediamo. Zia Delfina, da quanti anni le sue mani impastano questo dolce tipico? Io ero piccola, 18 anni avevo, ne ho 96. E la ricetta non è mai cambiata in tutti questi anni? No, questa è l'originale. Ma c'è un segreto in questa ricetta? No, è facilissima. Ecco allora che zucchero, mandorle e le sapienti mani delle donne di Quartuccio riescono a creare un prodotto così eccellente da finire dritto dritto nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali. I dolci in croce, drucisi d'escrocia, vengono così salvati dall'oblio grazie alla caparbietà della Proloque dell'amministrazione comunale, che con il supporto tecnico dell'agenzia Laore Sardegna hanno presentato l'istanza di riconoscimento al Ministero delle Politiche Agricole dopo un lavoro di recupero della documentazione durato diversi mesi. La caratteristica del riconoscimento è che questo dolce faccia parte della tradizione, appunto, che quindi sia presente continuativamente sulle tavole, in questo caso dei quartuccesi, da tanti anni. Allora, nel 1998 il Ministero ha istituito un elenco dove vengono inseriti i prodotti agroalimentari tradizionali. E nel 2021 l'agenzia Laore ha supportato varie entità per l'approvazione, ne sono stati inseriti 5, e uno di questi appunto è il dolce in croce. I dolci in croce sono legati al territorio e alla sua storia indissolubilmente, come raccontano le maestre dolciarie, che non li fanno mai mancare sulle tavole delle feste. Ecco, qua adesso vediamo appunto l'inizio della lavorazione del dolce, una pasta di zucchero. Pasta di zucchero, esattamente, pasta di zucchero. Poi si mette all'interno un po' di mandorle e infatti quello che si ottiene poi in questa tavoletta che si chiama sumollu, e poi si ricopre e sembra proprio il guscio di un uovo. È un dolce antico, tradizionale del Campidano di Cagliari. È un dolce che si usava per le feste, era l'unico dolce fine che c'era. Ed è fatto con la sfoglia di zucchero a velo con la gomina, poi lì dentro ci mettono la pasta di mandorle, si chiude e poi si decora con la foglia d'oro.
I drucisi d'escrocia, dolce antico del Campidano di Cagliari, all'apparenza così semplici da preparare, richiedono in realtà manualità e precisione non comune nel modellarli e nell'impreziosirli con la foglia oro che arricchisce le forme di frutta, pesci e foglioline, seguendo lo stampo ricavato dalla tavoletta su mollu, intagliata sul legno di castagno o ciliegio dagli artigiani locali. Signora, tante fogge, tante forme, qua vince la fantasia. Sì, bisogna passarci il tempo e avere un po' di fantasia per fare le decorazioni. Ci vuole la piuma di gallina perché sennò non si stacca. E poi bagno e attacco il dorato. Bisogna stare attenti perché se soffio scappa tutto. Una legittimazione questa dell'inserimento dei dolci in croce nei 220 pat dell'isola che chiude con soddisfazione un percorso per il loro inserimento nell'elenco nazionale iniziato più di un anno fa dal comune di Quartuccio. Sin dall'inizio in cui noi abbiamo iniziato il nostro mandato, con l'Aore abbiamo iniziato a fare ipotizzare questo progetto che si è concretizzato dopo un lavoro molto ma molto importante fatto attraverso le nostre donne che hanno tramandato la tradizione nel tempo, e quindi siamo riusciti a recuperare tutte queste piccole grandi caratteristiche del dolce che stiamo oggi portando gli onori della cronaca nazionale. Proprio il riconoscimento ci permetterà nel futuro di istituire anche delle scuole di cultura della nostra tradizione, proprio perché questo dolce possa continuare ad essere conosciuto anche a livello del territorio, più a livello anche delle attività produttive. Proprio questo è fondamentale. I bambini oggi e in tutto il percorso che abbiamo fatto fino adesso stanno riscontrando e riconoscendo quelle che sono le tradizioni del nostro territorio. Il nostro magazine termina qui, allora grazie per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.